Buon pomeriggio a due miei amici, a Matranga e Minofò. Eccoli qua, benvenuti. Ciao, bravi! Ciao, bravi! Bis, bis! Allora, bis di cosa? Reduci da una bella tournée estiva sì. di Sicilia Cabaret insieme ai Big, e peraltro in onda sul canale 10 dei nostri amici, che salutiamo, perché insomma è vero che c'è concorrenza tra emittenti, ma è vero che siamo talmente amici che come si fa? Che puoi essere in concorrenza con voi, non ce la ma fa. Perché guardare Video Regione se c'è Antenna Sicilia? Non no, sto scherzando. Non, non si dice. Che merda. Allora, Matranga e Minofò sono qui oggi in veste di comici satirici. Veramente? Tu lo sapevi? Non so neanche cosa significa, però mi fido di te, mi fido di te. Allora, non lo sapeva. Allora, chiedo intanto alla regia di mettere il numero per poter entrare in diretta, così se qualcuno volesse fare qualche domanda a Matranga e Minofò, noi siamo ben felici di fare interloquire i nostri artisti con coloro che ci seguono da casa. Non utilizzate un italiano troppo forbito, perché noi abbiamo sempre quella famosa... Valutate sempre che sono due che fanno Sicilia Cabaret, quindi esatto, quel famoso diploma comprato, esatto. Ci teniamo a dirlo. No, aspetta, cioè, noi anche siamo peggio. Usciti con 3.500 euro. Esatto. Cioè, è anche peggio, è anche peggio. Quello è il nostro voto. Perché qualcuno ha comprato la patente. Sì, sì, qualcuno ha anche comprato la patente. Dai, dillo. Pure la carta d'identità mi sono comprato. Cioè, io non sono io, cioè, io poi nella carta d'identità sono donna. Allora, sono tanti i siciliani e i palermitani soprattutto che durante un periodo di tempo hanno dovuto fare le immani cose per poter girare a Palermo. Si è scoperto che a Palermo, in quelle giornate di blocco totale di traffico, stavano girando uno spot della Red Bull. Red Bull non la bibita, quanto la vettura di automobile di F1, di Formula 1. E racconta una Palermo pulita, senza traffico, con le strade deserte, perché chiaramente doveva girare la Formula 1. Ma mi viene da ridere così. Perché sia chiaro che noi questo video l'abbiamo visto mentre eravamo fuori da Palermo. Esatto. E siamo rimasti estasiati. Cioè, ci siamo emozionati, ci siamo emozionati. È una città stupenda Palermo, quindi naturalmente. Vi siete emozionati. Bellissimo, come tutti, bellissimo. Fino a quando però... Fino a quando siamo tornati a Palermo. Esatto, quindi siamo tornati. La cronostoria era, voi avete visto questo video, tutto per intero, bellissimo, mentre eravate fuori. Sì, quindi esatto. Palermo libera dalla spazzatura, senza macchine. Sì, che sogno, abbiamo detto torniamo a Palermo. Sì, sì, capito che no, c'è non vedo l'ora di scendere, non vedo l'ora proprio. Hai capito, è città. Vabbè, dove eravate? Napoli, Roma? A Napoli. Poi succede che Matranga e Minofò realizzano una parodia di questo video. Succede che noi torniamo a Palermo abbiamo un appuntamento al centro storico, quindi attraversiamo il viale Regione Siciliana, poi giriamo da Tommaso Natale, andiamo insomma verso il centro storico e ci siamo accorti di che cosa c'era in città. Cioè, io abbiamo detto al tassista, ma sicuro che è Palermo o è Baghdad? Perché ragazzi, vabbè, io non ho mai visto... Da questa riflessione è nato un video. Questo video è stato postato sulla pagina Facebook di Matranga e Minofò, che conta più di 450.000 follower, per cui il video ha fatto subito una volata incredibile e questo inevitabilmente ha fatto scaturire... No, ci tengo a dire, questa prego, è una cosa prego, molto prego, bella prego. Che hai detto. Il nostro video, la nostra pagina fa circa 450.000 follower, ma è stato scaricato e ricondiviso da tutti i blog, compreso voi, da tutti i blog e giornalisti... Esatto, che lo hanno enfatizzato, no? Che sono quelli che poi ci hanno incolpato di aver divulgato Palermo come... compresi noi. E che hanno fatto la stessa cosa. Scaricato, ricaricato, voi avete sputtanato la città. Ma pure noi, pure i blog. Non lo so. Attenzione, attenzione direttore. Ma probabilmente. Adesso lo vediamo. Allora, ci vediamo questa clip, così vi possiamo sbugiardare. Matranga e Minofò raccontano la loro Palermo e la Palermo di tanti altri. Prego. Isaca Munnizza! Yeah!
non ho resistito. Abbiamo un problema! Siamo rimasti bloccati in via del Regione! Abbiamo bucato. Ora dimmi tu come hanno fatto a correre a Palermo con una macchina da Formula 1 con tutte le buche che ci sono. Che è successo? Ha bucato pure il carro attrezzi. Vabbè, allora. Lascio la malinconia. È la versione di Matranga e Mino Foy. Alla fine c'è la tristezza. Malinconia, la tristezza. No, la prima domanda che vi faccio è questa e poi vediamo un video. E quanto tempo avete impiegato per mettere tutta quella munizia come scenografia? È stata dura. È dura, perché poi abbiamo dovuto... Che la città, essendo che è così pulita, uno... Cioè, è veramente difficile sporcarla. Tra l'altro abbiamo dovuto prendere un progettatore 3D che facesse queste montagne di mondi, perché non ce n'era, non ce n'era. Ecco. Non ce n'era, come si vede da quello della Red Bull. Non ce n'era e quindi però, insomma, sì... Vabbè, no, perché faccio questa battuta? Più tristezza che... Perché... Ad un certo punto vi è arrivata addosso una valanga di... Cioè, un sacco di opinioni, opinioni diverse magari dal mi piace il video, bene avete fatto una buona denuncia, anche chi no, avete fatto vedere la nostra città in un modo sbagliato, errato, non si fa così. In verità noi non volevamo fare vedere la città, ma un problema della città, no, ma è evidente sotto gli occhi di tutti. Esatto, poi la cosa paradossale è che se noi che facciamo questo lavoro, dico che in quel momento stiamo facendo satira sociale, se i giornalisti che la pensano così non facessero i post e non facessero allora avrebbero ragione, ma se tutti quanti nel nostro piccolo stiamo denunciando, perché anche tu in quel momento stai denunciando, cioè allora stai zitto, di la mia città, scrivi la mia città è pulita, perché se anche tu fai il post e fai l'articolo stai facendo il tuo lavoro e quindi noi stiamo facendo il nostro, noi stiamo facendo satira sociale e tu stai facendo il tuo post con tutti quei commenti degli intellettuali che dicono che l'abbiamo sporcata. Voi fate il mestiere di comici, insomma, ho detto prima satira, di fatto il comico fa anche quello, no? Ma certo. La domanda che vi faccio è questo, vi aspettavate queste reazioni così forti? Perché qualcuno ci è andato anche giù pesante, eh? Mettiamola così. Allora, diciamo che il video è volutamente... così, con deve avere questo impatto, cioè questo impatto che un attimo ti scuote, perché è inutile veramente nascondere sotto il tappeto, quindi abbiamo detto mettiamolo così e non prendiamocela con nessuno, perché infatti noi chiudiamo questo video senza, cioè noi ce la prendiamo con tutti quelli che contribuiscono allo schifo cittadino del anche buttare la carta per terra o chissà quale altro gesto, quindi ce la prendiamo con le amministrazioni, ce la prendiamo con il cittadino che va a scaricare il materasso al centro città. C'è un mercatone uno, cioè, da sotto casa. Allora, io devo dire una cosa.
appartengo alla schiera di quelli che, come tanti, passano parte del loro tempo quando possono su Facebook a leggere, commentare. Io poi, peraltro, sono un fanatico, io mi vado a leggere tutti e così via. Che voi abbiate in qualche maniera detto la vostra, ci sta. Però, ecco, io prendo sempre le distanze invece da chi utilizza i social per buttare tutta la rabbia repressa che custodiscono nella loro vita privata. Perché un conto è dire il video non mi è piaciuto, un conto è mettere in discussione le capacità artistiche di due artisti come Tony ed Emanuele, che al netto della mia amicizia lo dicono i loro numeri. Sicilia Cabaret fa numeri enormi, lo fanno i loro social, lo fanno anche la storia di quello che avete fatto a Made in Sud. Detto questo, c'è un giornalista, un volto popolarissimo, conduttore del telegiornale TGS, Massimo Pullara, che aveva commentato su Facebook dando anche una sua idea personale. Massimo avrebbe voluto collegarsi, ma per impegni, perché se non ha potuto, ma ci teneva a dire la sua inviandoci questa clip che vi faccio vedere. Prego, Massimo. Vai. Pullara per Matranga e Mirafo, vai. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. La questione riguarda questa parodia. Allora, lo spot Red Bull è chiaramente uno spot pubblicitario che ha un effetto positivo di immagine per Palermo, se è vero, come è vero, che la pubblicità informa, persuade, seduce il pubblico. Lo spot Red Bull non mostra una Palermo che non esiste, mostra un aspetto di Palermo, il più bello, il che non vuol dire che non esistano problemi, come d'altronde in tutte le grandi città italiane ed europee, penso a Napoli, a Roma, a Milano, a Torino, vogliamo volare a Parigi, vogliamo andare a Londra. La cosa che non mi piace è che con questa parodia si vuole smontare, e magari non era nelle intenzioni, ma lo diventa nei fatti, l'aspetto che esce fuori dallo spot Red Bull. Tant'è che alla fine del video di Matranga e Mirafò compare la scritta «Questa è la vera Palermo, la parodia è l'altra». Ma, a mio modesto parere, lo stesso video di Matranga e Mirafò mostra una Palermo diversa da quella stessa che probabilmente loro volevano rappresentare, che non è una Palermo caratterizzata dall'assenza e dal malfunzionamento dei servizi, che pure esiste, attenzione, che pure esiste. È una Palermo sfregiata dai palermitani. Nelle immagini si vedono, nella quasi totalità dei casi, discariche abusive con sfabbricidi, carcasse di auto, elettrodomestici, poltrone, divani, che sono abbandonati per strada e che non sono certamente il risultato di disservizi, ma dell'inciviltà aberrante di molti palermitani. Qui con l'aggravante che si vuole fare passare quella immagine di Palermo, quella dello spot Red Bull, come falsa, inesistente. Da qui la scritta, questa è la vera Palermo, la parodia è l'altra. Non è così, non è così, lo sappiamo tutti che non è così. Allora, posso essere politicamente scorretto? Insomma, questa parodia mi ha lasciato l'amara sensazione che si potrebbe avere guardando per esempio il video di un portatore di handicap che in sedia a rotelle ruzzola giù per le scale, non perché manca lo scivolo, perché lo scivolo è bloccato da un palermitano zozzo e ineducato che ha lasciato lì la macchina. Qualcuno vuole negare che il tema del rispetto della vivibilità per i portatori di handicap non esista? Sarebbe la rappresentazione di un problema. Forse qualcuno potrebbe ravvisarci così un aspetto comico nell'intenzione degli autori, ma non fa ridere, non fa ridere. Allora, da Matranga e Mirafò, che sono acuti osservatori, raffinati comici, mi sarei aspettato e mi aspetto, li invito a farlo perché ne sono capaci. Un video che si elevi per il suo contenuto, da semplice comicità a satira, che vuol dire, attraverso la risata, veicolare verità, seminare dubbi, smascherare ipocrisie, attaccare i pregiudizi, mettere in discussione le convinzioni. Insomma, vorrei vedere Matranga e Mirafò che sputtanano i palermitani sporcaccioni e maleducati, quelli che si nascondono dietro le inefficienze della politica o dell'amministrazione, che ci sono, per celare però integralmente la propria maleducazione e la mancanza di senso civico. Molto avrei da dire su coloro che si sono scagliati con insulti ed altro in quel famoso periodo per i disagi al traffico a causa di uno o due giorni di ripresa, non ricordo. Ma questo è il termometro del nostro provincialismo, dell'incapacità di guardare appena oltre il proprio naso, e magari sono gli stessi sporcaccioni ineducati di cui ho parlato fino a questo momento. Quelli grazie ai quali ci meritiamo, l'ho detto, l'ho scritto e continuo a dirlo, Calia e Semenza. E sono certo che Matranga e Mirafò non la pensano così. Ora, Tony ed Emanuele, io giuro vi voglio bene, vi voglio veramente bene. Continuo ad essere un vostro fan e vi aspetto, come sono certo tantissime altre persone, per un'altra vostra invenzione. Ma una cosa, sui palermitani sporcaccioni e zozzi, per favore, fatela.
Grazie, ciao. Grazie, grazie a Massimo Pullara per questa riflessione. Allora, ragazzi, avete tutto il tempo per rispondere. Chi comincia? Beh, non lo so, fate voi. Vai, vai. Io parto dal concetto che noi facciamo i comici, noi dissacriamo, noi vediamo un aspetto e troviamo non per forza il lato comico, perché come vedete non ci è venuto da ridere neanche a noi, abbiamo rivisto questo video che non vedevo da allora. Io però No, vabbè, fa ridere perché se vedi quello, se vedi quello della Red Bull e vedi questo, quando vedi la macchina che gira ai quattro canti e si alzano i petali di rosa e vedi il lapino che gira accanto a quattro frigoriferi alzati con l'immondizia che vola, fa ridere, ma ti lascia un amaro importante. Ognuno di noi, secondo me, deve fare il suo mestiere. Noi abbiamo fatto questo mestiere, può piacere, non può piacere, questa è satira, cioè a noi non riguarda, non dovrebbe neanche riguardare lanciare un messaggio, ma dovrebbe riguardare solo dissacrare, proprio per la teoria del comico. Se no faremmo un altro lavoro. A noi pure piacerebbe che i giornalisti avessero fatto questo servizio al posto nostro, ci sarebbe piaciuto da morire vedere il direttore Pullara in giro a far vedere che cosa c'è in città, perché qualcosa si deve fare. Ma sicuramente il direttore ha altro da fare. Sentiamo e quindi Emanuele, poi abbiamo una telefonata. Se è stato detto nel video, va bene, accetto sicuramente ognuno ha il suo pensiero ed è giusto che sia così. No, il fattore che si sottolinea è il fattore di far vedere il cittadino sporcaccione, ma più di così. Noi l'abbiamo fatto, tra l'altro. Non lo so, però magari forse non è arrivato quel messaggio, però io ho visto comunque una Palermo che si è, chi ci veniva contro, chi comunque ne cominciavano a parlare di questa cosa. E ho visto dei video ultimamente di persone che stavano per buttare un materasso e hanno cominciato a gridargli: ma che cosa state facendo, portatelo via. Quindi in verità il video è indirizzato a tutti, non abbiamo escluso né l'amministrazione né il cittadino, questo è chiaro, è chiaro. Il cittadino quando butta un materasso, fai cagare, si può dire? Ma anche perché dico, si vede un sacchetto buttato dal balcone, si vede la buccia di banana, lì noi rappresentiamo anche tra virgolette. Quindi la satira dove sta? La satira sta nel fattore di far vedere una triste realtà ripresa con una parodia di una bellissima realtà qual è Palermo e quale che ha fatto vedere lo spot della Red Bull. Allora, vediamo chi c'è in linea. Buon pomeriggio, pronto? Pronto, buonasera. Ciao, chi sei? Ciao, sono Claudia. Claudia, da dove chiami? Sono da Catania. La Claudia di prima che ha chiamato il presidente? Sì, siccome oggi non c'ho niente da fare, sono a casa che piove, c'è la tempesta, e allora vi seguo. Allora, mi fa piacere, vi ho scoperti. Complimenti. Quindi non ci conoscevi? No, i due comici sì, li conosco benissimo e sono bravissimi. Non conoscevo questa trasmissione. Senti, Claudia, ma ci segui da dove? Dalla TV, dai social, da dove ci segui? Dalla TV. Bene così. Sì. Senti, che ti vuoi dire a Matranga e Mino Fo? Allora, voglio dire che lo spot è geniale, secondo me, è bellissimo. Io sono contenta che voi l'abbiate fatto. Non sono d'accordo con l'opinione del signore che ha parlato prima, perché Palermo è stupenda, io l'adoro, mi piace molto più di Catania, però veramente è un delirio sotto tutti i punti di vista. Cioè, il traffico è una cosa paurosa, la spazzatura anche, voglio dire, anche Catania, quindi non è che sto dicendo che Palermo non è Catania, sì, entrambi, il sud è tutto messo male. Questo vostro spot, secondo me, è, diciamo, voi avete preso spunto dalla Red Bull, non è che avete voluto fare, cioè dire quella è la parodia, è da ridere, è carino, cioè è una cosa intelligentissima, quindi io vi faccio i complimenti, mi piace molto, avete fatto una bellissima cosa che fa riflettere tutti, ciascuno di noi, e dovrebbe diventare virale, perché solo queste operazioni possono entrare nella mente della gente, del popolo, diciamo, perché poi è quello il problema. Guarda, è già diventato virale, il motivo per cui oggi ne stiamo parlando è perché il video di Matranga e Mino Fo Io non l'avevo visto, quindi evidentemente non abbiamo. Guarda, qualcuno potrebbe dire: ma Minutella ci arriva sempre dopo nelle cose. No, la verità è che la nostra è una scelta anche in qualche maniera redazionale. Cioè, un argomento poi pare essere definito morto, e invece è sempre attuale, perché questo video, per quanto pubblicato più di un mese fa, oggi ne stiamo riparlando ed è attualissimo. Ti fa un giro a Palermo, praticamente, non è che sia cambiato granché. Claudia, senti, approfitto di questa tua seconda telefonata per chiederti un grande regalo.
quando andrai a trovare il presidente Musumeci, noi di Blog Sicilia ti chiederemo se tu ci fai il regalo di registrarti questo incontro col cellulare, poi ce lo giri e noi lo racconteremo, perché... Ma secondo te lui si ricorderà di me? Perché io non lo so. Ma guarda che assolutamente sì. Io ci andrò. Ma tu devi andare, ti fissò l'appuntamento il 2 novembre o non so quando, poi tu ci racconti... Il 2 novembre, vabbè, là ci sarà qualche manifestazione, qualcosa. E noi ci aspettiamo che poi tu ci racconti tutto quanto. Va bene. Grazie Claudia. Cosa volete dire a Claudia? Grazie Claudia, grazie per... Grazie Claudia, i complimenti, ci fa piacere. Bellissimo, complimenti. Sei una buon gustaia, Claudia. Grazie. Lo so. Viva la carne di cavallo, viva la carne di cavallo, e anche la puppetta. Ciao, Palermo è bellissima. Anche Catania, anche Catania. Anche Catania. Loro due, grazie mille. Vi hanno ferito le cose che poi vi hanno scritto, sinceri, perché so che voi dietro a queste corazze di comici si nascondono due cuori di panna. Allora all'inizio ti fa un po' male, perché dici, ma perché l'hanno percepita così? Poi ti fa ancora più male quando il coro, cioè si comincia un coro, certo, dice qual è la cosa giusta che hanno detto, questo, tu sai Facebook è la macchina dell'odio, quindi sì, quando si incanala l'odio è la fine, proprio va velocissimo, non la puoi fermare. Quindi sì, in parte, poi a un certo punto dici no, non si... alcuni che hanno fatto una critica costruttiva, ti fa anche piacere, no, che... riceverla, però io le cattiverie no. Raccontare diciamo una cosa, e prima Musumeci si è divertito a dire che sono ruffiano, e forse magari, perché no, lo sono pure, che ne so, però quando voglio bene a qualcuno io non guardo che casacca indossa, che mestiere fa, che mestiere non fa, poco mi importa. Bisogna anche però raccontare questo video che è stato prodotto da loro, cioè le risorse per fare un video del genere, e vi garantisco che è un video fatto molto bene, chi fa il mio mestiere avrà visto centinaia di inquadrature, un drone, un montaggio, un autore che lo avrà pensato, lo avrà scritto insieme a voi, la domanda è ma per chi? Cioè nel senso, hai capito? Cioè bisogna anche dare una risposta a questo, no Tony? Questo è... Noi abbiamo sempre... Mi dispiace, a me l'unica cosa che è dispiaciuta, che ovviamente è solamente un parere di chi non ci conosce, è che pensa che noi abbiamo fatto solo questo per... No, ma infatti... Si è dimenticato probabilmente del monologo sul Sole 24 Ore, si è dimenticato di tutto quello che abbiamo sempre fatto, detto per la Sicilia, difeso per la Sicilia, e questo noi continuiamo a difendere la Sicilia a spada tratta, parlare... dire è l'unico modo per smuovere un pochettino le coscienze. Quella frase finale è importante, è stata fatta apposta, cioè quella smuove, quella è proprio indirizzata, certo, a smuovere le coscienze. Palermo è ovvio che Palermo, vabbè, questo dico nei più grandi romanzi del Gattopardo, noi abbiamo sempre visto una Palermo stupenda. Eccola lì, scusa Palermo. Questa è la verità, quell'altra è la parodia. Cioè questa... Cioè, dire Palermo è bella non è questa, Palermo è bellissima, ma trattiamola bene. Esatto. Da tutti i punti di vista. Dall'amministrazione, che deve trovare una soluzione e sta lì per farlo, a quell'inciviltà che regna... lo sappiamo anche noi che il nostro vicino di casa lo fa, e quindi cerchiamo un modo per denunciare, per fare... E poi il mio vicino di casa è lui. Esatto. Allora ho il tempo perché... Mi fa la differenziata a casa. Bravo. Senza avere i bidoni. La porta a mio padre. Scemo. Allora, prima di chiudere, cosa bolle in pentola? Ci vediamo a Natale, a Natale con il nuovo spettacolo, la commedia, commedia fighissima, siamo a teatro in questo momento e stiamo provando con gli altri attori, con la regia di Maurizio Bologna. Sì, e come si chiamerà? Una notte al museo. Una notte al museo. È davvero divertente. Dal cereberrimo film. Non c'è immondizia. C'è un sacco. Qualcosa c'è. Quindi siamo noi due già. Con una commedia. Sì, è molto bella. Una notte al museo. Sappiamo già la location, il teatro, si può oppure... No, non lo sappiamo. Noi in questo... Presto, stiamo sondando un pochettino i teatri. Va bene. Tanto grazie per essere venuti a parlarne. Mi faceva piacere riprendere questo argomento perché serviva in qualche maniera che voi due ci raccontaste la vostra opinione. Questa è la prima volta che diamo la nostra opinione. Ci sono stati ovviamente chi gestisce le pagine, si è scagliato per difenderci. Al contrario nostro, che ci siamo molto
tra virgolette, divertiti nel vedere i pareri della gente e nella riuscita del fatto che si è smossa una grande coscienza. E come diceva poc'anzi Manuele, ci sono stati un sacco di palermitani che hanno gridato dai balconi alla gente che lasciava i matrassi, che lasciava, si è smossa un po' di coscienza, e tutti dovremmo fare questo nel nostro piccolo.